Buongiorno lettori e lettrici, io sono Elena e voi siete su Enin Bookland. Il video di oggi sarà probabilmente molto breve, ma sentivo proprio l'esigenza di portarvelo qui sul canale. Se ben ricordate, un periodo stavo partecipando ad un progetto molto carino che si chiamava Books Around the World, nato dall'idea di Danilo del canale Books Make Me Happy. Ero arrivata a buon punto e in caso siete interessati a recuperare le vecchie puntate, vi linko la playlist sulle schede e in effetti appunto questo progetto che aveva come obiettivo quello di girare il mondo attraverso i libri andando per continenti, per me era arrivato quasi alla conclusione, mi mancava soltanto l'Oceania. Purtroppo però per varie vicissitudini personali, perché ovviamente sapete che noi oltre ad essere persone che stanno qui a parlare con voi abbiamo tutti una vita, il progetto si è andato un pochino perdendo, però io sono un pochino maniacale in questo senso, sentivo l'esigenza di completare il mio giro del mondo, soprattutto perché mi mancava tanto così per farlo e quindi automaticamente oggi vi porto un pochino questo video in solitaria per chiudere il cerchio. Spero che vi faccia piacere. Come vi dicevo, dovevo fare questo giro in Oceania e ho scelto di farlo attraverso le leggende polinesiane. Queste leggende ve le ho già mostrate in più occasioni, tra l'altro vi avevo detto che volevo far uscire una recensione più approfondita e in effetti sono qui per farvela. Dicevo che appunto il video sarà breve perché appunto il materiale non è tantissimo, però insomma qualcosa da dire c'è. Innanzitutto voglio chiarire che questo pacchettino è edito da Abeditore, che appunto crea queste bellissime confezioni con dei temi specifici che chiama In Busta Storie. In particolare, appunto, io posseggo le leggende polinesiane, ma trovate leggende o favole di tantissimi paesi, mi viene in mente la Spagna, il Brasile, ma c'è anche una collezione sulla Provenza, insomma, ce ne sono veramente per tutti i gusti. E poi ultimamente Abeditore ha creato anche una sorta di altra collana di In Busta Storie, in cui al posto di favole provenienti da specifici paesi si è scelto più che altro un tema, e quindi appunto si sono scelte poi delle storie connesse a quello specifico tema. Ma andiamo a vedere che cosa c'è dentro la bustina. Allora, abbiamo innanzitutto questi fogliettini volanti che poi sono belli proprio per questo motivo, perché sostanzialmente risultano senza essere impaginati. E penso che ciascuna In Busta Storie sia caratterizzata un pochino come queste, che contenga quindi tre paginette. Andiamo a vedere un pochino come si intitolano le varie storie. Allora, qui ne abbiamo due, abbiamo Maui ed il sole, La ragazza che dormiva tra i fiori, e quindi abbiamo già due favolette in una paginetta. Poi abbiamo Il marito abbandonato, che invece ne copre due. Come potete ben vedere, sono tutte molto molto curate. Ed infine, poi nell'ultima paginetta abbiamo anche qui soltanto una storia che si chiama Sul dorso di uno squalo. Dentro ciascuna bustina poi trovate anche una cartolina che è molto interessante perché attraverso un'app di Abeditore sul cellulare, inquadrando la cartolina viene fuori un'immagine, quindi anche questo tocco in più che può essere interessante. Chiarito un attimino ciò che sono andata a leggere, chiaramente non posso qui raccontarvi le trame di queste favole perché appunto vi rovinerei decisamente la storia, considerando che poi la maggior parte sono molto molto brevi. Quindi cercherò un pochino di darvi un'idea di quello che sono queste favole, più che altro perché io ho notato dei punti in comune. Innanzitutto penso sia importante chiarire che si tratta di leggende, come giustamente Abeditore fa, perché sono proprio un insieme delle credenze popolari della Polinesia, tant'è che appunto si parla tantissimo di divinità, di miti appunto e leggende che vanno anche un pochino a spiegare i grandi fenomeni, ciò che effettivamente le leggende sono. In questo senso quindi il primo filo conduttore che riscontro è connesso proprio al fatto che all'interno di queste pagine secondo me si può leggere anche un pizzico bello consistente in realtà di quella che è la cultura polinesiana, il che non fa mai male perché appunto considerando che si tratta di una cultura così lontana è molto probabile che la maggior parte di noi non ne sappia assolutamente nulla e quindi di conseguenza è bello poterla conoscere a piccoli passi come ad esempio attraverso queste narrazioni. Il secondo punto in comune che poi riscontro è la presenza costante della natura, il che chiaramente viene un pochino da sé perché chiaramente le leggende sono un pochino connesse al luogo in cui nascono e quando parliamo di Polinesia ci troviamo
chiaramente in mezzo al mare, veramente in tutte le sue manifestazioni, perché comunque si tratta molto più delle volte di isole, e quindi di conseguenza la natura è presente anche con una certa prepotenza. Ed infine poi ho notato che si tratta di storie che spesso e volentieri hanno un messaggio da comunicare. Quindi, per quanto sia meglio parlare di leggende per il motivo di cui vi spiegavo prima, allo stesso tempo poi, del resto, come tutte le leggende, hanno comunque un pochino quel sapore di favola che non fa mai male. Non si tratta sicuramente delle classiche favole con cui avremo a che fare tutti i giorni noi insieme ai bambini, ma comunque sono delle favole nel senso più puro del termine. Basti pensare che anche quelle che sono le nostre fiabe, quando nacquero avevano sicuramente dei significati diversi. In questo caso, diciamo che il passaggio di addolcimento, se così lo vogliamo chiamare, per i bambini non c'è stato, ma secondo me è una cosa positiva perché appunto mostra la cultura locale così com'è, allo stato puro. Detto questo, non saprei cos'altro aggiungere, più che altro perché, come vi dicevo prima, non voglio assolutamente rovinarvi la storia. Quindi la mia recensione si conclude qui. Vi avevo detto che sarebbe stato un video breve, ma allo stesso tempo sono contentissima di averlo portato qui sul canale perché dovevo completare il mio giro del mondo. Vi consiglio senz'altro di andare a vedere gli altri video perché se siete curiosi di conoscere anche voi il mondo attraverso libri, possono sicuramente offrirvi tanti belli spunti. E a questo punto io vi mando un grande bacio e ci vediamo domenica prossima. Ciao!